il motore, prende fine a parcheggio con un selettore del volante sinistro, sommetti il motore, largo la vetta dorsale, la vetta 4000. Quando stanno tanto al sole non vorrei mai che ci servono porlotti. Sì. C'era poca benzina. Quanto sono decollati in anticipo? Un minuto in anticipo? Come? Circa. Sono decollati circa un minuto in anticipo? No, l'India Mike è decollato il 57, giusto? Ah, ok. Allora aspettiamo. Abbiamo livellato i serbatoi. Sì. Allora? È in ritardo di secoli. No, in anticipo di secoli. Ah, oh, sì. Abbiamo di 4 prima. Io anche no. Adesso aspetta. Tanto sono le 3, andiamo. Sì, dai. Ecco, no, chiedi. Sì. MAF3, puntate alfa, pronto la vento, se vede un po' la nostra. Thank you.
piccolo dell'altro, ancora più piccolo, ed è esattamente la macchina scuola per eccellenza. È modernissimo, costruito in Repubblica Ceca, per la precisione a Kunovice, dalla CSA, si chiama Papa Sierra 28, ha soltanto due posti ed è estremamente leggero e facile da utilizzare. È un vano con il quale esattamente si comincia. Consuma molto meno degli altri, intorno ai 18-20 litri ora di carburante, e può funzionare anche con il carburante delle automobili, e questo lo rende ancora più economico rispetto agli altri. Essendo molto leggero e molto delicato, cioè i comandi vanno usati veramente con dolcezza, e questo crea un pilota migliore, crea un pilota più raffinato, più attento, soprattutto alla gestione dell'energia, ovvero da quella combinazione di quota, velocità e potenza che crea la magia del volo. Ai comandi di questo aeroplano in questo momento Claudio Fogliato, pilota sportivo, frequentatore degli air show in Italia e all'estero ed anche giornalista aeronautico per passione. Ingegnere, ingegnere. Beh, ti metti vicino a queste bagnette. E alla fine potremmo andare. Ah sì.